Mercoledì 30 maggio ha fatto tappa a Lecco al Palazzo del Commercio Matteo Renzi, sindaco di Firenze ed esponente di spicco del PD, per presentare il suo ultimo libro, Stil Novo. Io mi vergogno molto a parlare di un libro in questo ramo del Lago di Como, cioè il sindaco di Firenze che viene a Lecco a parlare e ha la presunzione di parlare di libri, metto a verbale fin dall'inizio le mie scuse, credo che Dante Manzoni si rivoltino nella tomba. Nel suo libro Matteo Renzi pone l'accento su una domanda. La bellezza del passato, del Duomo del Brunelleschi o del Ponte Vecchio, la storia politica di Firenze, sono una bellezza e una storia inutili o hanno qualcosa da dirci oggi? Il Rinascimento, l'umanesimo, diciamo il periodo del passato non va cancellato. Bisogna avere il coraggio di amare il futuro e di costruire il futuro. Però si possono recuperare un po' di errori cercando di andare a scoprire cosa accadeva nel passato. E il tentativo che io ho fatto con Stil Novo è quello di rileggere il passato in modo che forse è discutibile, anzi sicuramente molto discutibile, ma porta a dire che Dante può essere un modello per la sinistra di oggi, che dobbiamo avere la curiosità di Brunelleschi e dobbiamo avere anche, se vuoi, la passione di resistere a degli errori che si possono fare, come è accaduto tante volte ai fiorentini. La visita del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, è stata anche l'occasione per porgli alcune domande di più stretta attualità. Non ultimo il suo rapporto di amicizia con il sindaco di Lecco, Virginio Brivio. Virginio è un sindaco molto bravo, molto capace, molto esperto e credo che tutti i sindaci in questo momento stiano vivendo un periodo molto difficile, perché da un lato c'è una crisi economica che ci colpisce e giustamente le persone vengono da noi, vengono dai sindaci, non è che vogliono star dietro alle chiacchiere romane, vengono a dirti ok, io sono in cassa integrazione, che mi succede? Dall'altro però a noi comuni vengono non solo tagliati i fondi, che sarebbe anche comprensibile se fossero tagliati a tutti, se fossero tagliati a comuni, province, regioni e ai ministeri, invece tagliano ai comuni e ancora ai ministeri, tagli ne abbiamo visti pochi. Però il punto drammatico è che anche i soldi che abbiamo non ci consentono di spenderli con questa norma così strana che si chiama patto di stabilità, ma che in realtà è un patto di stupidità che ci impedisce, ai noi, di poter venire incontro alle esigenze delle persone. Quindi accanto alla stima e all'amicizia c'è anche una solidarietà tra colleghi. I giovani del PDL formattano, lei è stato un precursore con la sua rottamazione, come commenta? Non abbiamo il copyright, facciano pure, però l'importante non è tanto cancellare le persone, l'importante è riuscire a raccontare una storia credibile. Dalla nostra parte c'è una grande occasione democratica che si chiama primarie, che hanno sempre costituito la regola del gioco per il PD. Spero che anche nel PDL prima o poi ci sia la possibilità per quelli del PDL di scegliersi il proprio leader con le primarie.